Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che stanno alla sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere. Ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo o malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Ecco il giudizio che ci viene proposto attraverso questa parabola. Questo metro di misura che il Re, e cioè Dio, pone su tutte le nostre azioni. Visto come lo vediamo descritto nel racconto, questa verità può apparire una verità terribile, e cioè scoprire tutte quelle occasioni in cui non siamo stati in grado di riconoscere il Signore presente e quindi di accoglierlo. E quindi di essere testimoni di una carità, di un amore che è molto di più di un semplice amore vicendevole, frutto di scambio. Questi piccoli, questi fratelli più piccoli, sono coloro che fondamentalmente spesso sfuggono al nostro amore, alla nostra attenzione, perché per certi aspetti non ci riguardano, sono fuori dalle nostre responsabilità, sono persone che a volte non lo meritano. Sono realtà e situazioni che non ci toccano. Ecco, Gesù in qualche modo ci dice che la realtà che spesso appare distante da noi è occasione invece per scoprire Lui, soprattutto laddove c'è qualcuno che soffre, che ha bisogno. E quindi questo è l'invito, accogliere questa visione, o meglio questo metodo di visione, per saper intercettare Gesù nella storia, soprattutto in quelle realtà che ci vengono incontro e che appaiono a volte non attraenti. Ecco, che l'amore di Dio, la sua grazia, ci aiuti a essere più sensibili nei confronti dei piccoli, dei poveri, sapendo che qualsiasi piccolo gesto di carità, di cortesia, di amore, è comunque un gesto di amore per Gesù. Esercitiamoci in questo, che la Quaresima sia proprio un vivere con più attenzione ai nostri fratelli e sorelle per esercitarci nella carità. È famoso il racconto di ciò che accadde a Vetralla, a San Paolo della Croce, quando andando ad accogliere in portineria un povero,
incontrò Gesù, che appunto gli si rivelò e si manifestò come il suo Signore. E Gesù fece questo perché Paolo della Croce trattava i poveri proprio con grande generosità e con grande attenzione. Che possa accadere anche a noi di scoprire Gesù nei fratelli e sorelle che incontriamo.